La categoria la conosco molto bene, penso di arrivare a Cremona nel momento di massima maturazione perché vengo da buoni campionati alle spalle, adesso è il momento di fare il campionato della svolta sia a livello personale e penso che la Cremonese per questo sia la scelta migliore per me perché dobbiamo fare un campionato da protagonisti, lavorando giorno per giorno, partita dopo partita e pensando di fare le cose bene dall'inizio. No, beh, mio padre ha fatto la carriera da portiere, è stato un ottimo portiere. Prima cosa che mi ha detto è non fare il portiere, quindi ho seguito le sue. No, a parte gli scherzi, sì, sono sempre stato abituato a giocare fuori, mi è sempre più piaciuto giocare fuori, ecco. Sono un giocatore abbastanza duttile, poi penso che il meglio di me lo esprima da centrocampista. Poi sono sempre a disposizione del mister, però il mio ruolo naturale è sempre stato il centrocampista, ecco. No, sono un giocatore abbastanza propositivo, che sa fare abbastanza bene le due fasi, poi mi piace di sicuramente più offendere che difendere, però le due fasi fanno parte del gioco, del calcio, non si può prescindere né da una né dall'altra. L'impatto col mister è stato buono, ma pian pianino sto capendo sempre meglio cosa vuole dai centrocampisti, dalle mezzali, quindi sì, stiamo imparando a conoscere e sono stato contento anche dell'ambiente, dei ragazzi, ho trovato un ambiente sano dove si può lavorare bene. No, beh, a Pisa ho lasciato un ambiente ottimo, ho vissuto un'annata importante dove mi sono anche divertito, ho lasciato una famiglia, però ormai il capitolo di Pisa è chiuso, quando andremo là faremo battaglia, ma prima dobbiamo pensare al Cittadella che già è una sfida difficile di per sé perché è una squadra che fa i playoff, se non sbaglio, da 4-5 anni di fila, quindi pensiamo step by step. Tra l'altro poi la terza c'è pure il Venezia, che io l'anno prima ho giocato pure a Venezia, nelle prime tre gioco due sfide da ex. E sono arrivato, abbiamo raggiunto l'accordo un po' dopo l'inizio, quindi parlando col mister e con i preparatori abbiamo deciso di fare un inserimento un po' più graduale, siccome magari per loro ho cambiato un po' i modi di lavorare, però adesso sto bene, mi sto allenando senza problemi. Sì, no, è il primo anno che mi capita di giocare a Monza contro il Monza, sarà strano, penso. Se sarà possibile verranno a vedermi anche magari degli amici, però vabbè, stanno facendo anche una squadra importante, però noi daremo battaglia su tutte le partite. Vabbè, quello si spera, però penso che sia importante la prestazione della squadra perché bisogna partire bene. La Serie B è un campionato difficile e lungo, e quindi penso che creare entusiasmo sia la cosa migliore da fare. Partire subito con i piedi piantati per terra, senza fare elogi, proclami. Partita dopo partita, partendo dal Cittadella, e poi le affronteremo tutte, ma dovremo dare battaglia su tutti i campi senza mai dare l'impressione di essere una squadra che stia mollando. Questa, secondo me, è la cosa fondamentale della Serie B. E ecco, secondo me è un po' quello che sto dicendo in questo momento, cioè la Serie B è talmente un campionato altalenante che poi trovarsi sopra o sotto è un attimo. E a Pisa avevano creato un ambiente che ho anche però ritrovato qua, perché comunque la Cremonese nelle ultime 10 partite ha fatto numeri, cioè, numeri importanti, numeri da playoff. E quindi questo secondo me è fondamentale, partire bene, concentrati, partita dopo partita e vedere pian pianino dove si va. Lo spirito, cioè non si può prescindere da uno spirito positivo, ecco. Col mister mi sento anche spesso, abbiamo un rapporto bello, perché mi conosce sin da giovane, poi il mister addirittura giocò con mio papà all'Atalanta, quindi conosce anche la mia famiglia, abbiamo un rapporto genuino, è una persona genuina. Mi ha fatto maturare anche come giocatore perché con lui ho vissuto un'annata importante e niente, gli faccio in bocca al lupo per la stagione che sta per incominciare. Ah, perché sono io dell'anno 95, quindi onestamente non sapevo che numero prendere, allora mi